Salve a tutti, sono Danon Gamer e bentornati su Conan Exiles. Ah sì, come notate là dietro, è tornato l'albero, ma porca di quella porca. Io non mi voglio arrabbiare, l'ho giocato per almeno una ventina di ore e tutto questo non c'era, quindi è un mistero. Ritorno in partita e di colpo è ricomparso l'albero. Il problema non è tanto quello, è che io ho allargato la casa nel frattempo. Quindi l'albero ce l'ho in meno pieno nella casa, adesso mi rompo le palle. Prima era un'idea carina, adesso mi straccia il cazzo parecchio. Ah sì, allora vi faccio vedere un attimino la nuova casa. Non è finita, richiede ancora un po' di tempo. Allora, l'entrata l'ho rifatta, qui dove c'era il cucinino praticamente per adesso l'ho spostato qua dietro. Più andremo avanti poi ci potremo craftare tavoli, sedie e via dicendo. Qua sopra ho fatto invece una specie di soppalco, scusi, mi chiude la porta, in modo tale che per adesso c'è solamente il lettuccio. E più avanti ovviamente ci metteremo qualcos'altro mano a mano che sbloccheremo la possibilità di craftare nuovi oggetti. La rottura di palle che adesso quando apro c'è un cristo di albero. Davvero, questa era tutta la mia zona di lavoro. Ma dai! Cioè, mi va bene perché lì al centro non c'era niente, ma devo metterci oggi un po' di cosine. Però è una rottura di palle avere l'albero in mezzo ai coglioni adesso. Cioè, albero, ti decidi, prima ci sei, poi non ci sei, adesso sei tornato. Resti, te ne vai, ti offro la cena, che cazzo vuoi? Ma porca di quella porca. Ok, ho riavviato la partita, adesso si è sistemato. Maledetto albero rompicoglioni che ogni tanto torna a farci visita. Allora, io sono andato abbastanza avanti, come avete visto ho riarredato completamente la casa. E adesso è tutto gestito in maniera un attimino migliore. Soprattutto abbiamo un bel po' di ricettine da sbloccarci. Sì, perché questo episodio mi piacerebbe cominciare a catturare un pochettino di schiavi. E per farlo avremo bisogno per appunto del Thrall Taker. Il Thrall Taker praticamente ci sblocca la possibilità di legargli le mani e portarli via con noi. Il Truncheon che servirà a stenderli, quindi a non ucciderli. E la Wheel of Pain, ovvero la ruota della morte, che servirà praticamente... del dolore, scusate. Che servirà praticamente a convincerli a lavorare per noi. Praticamente potranno essere degli schiavi che lavoreranno in cucina, agli strumenti, saranno guardie del corpo, saranno guardie della base. Un po' di tutto, addirittura possono intrattenerci. Quindi si metteranno a ballare e danzare. Perché se vi ricordate lo scorso episodio, quando siamo andati dentro la città, c'era la corruzione. La corruzione ci diminuisce considerevolmente la nostra barra della salute in maniera permanente. E praticamente col ciccio che ti balla davanti pendolando il pene avanti e indietro, a quanto pare, forse dovrebbero riuscire a riportare al massimo la nostra barra della salute. Allora, vediamo innanzitutto cosa serve per craftare tutto sto popò di roba. Dunque, per il bastoncione per prendere a colpi sulle gengive le genti ci serve la pelle. La pelle la dobbiamo craftare, se non ricordo male. Qui ho la struttura che serve per l'appunto per conciare le pelli. Quanto è grande? Ah, mio Dio, perché tutto è gigantesco da ste parti? Guarda quanto è grande! Noi ne abbiamo raccattate un bel po', avendo ucciso una quantità considerevole di animali. Quindi, in teoria, basta che la buttiamo dentro a cazzo? Allora, per usare la tannery, che come dicevo serve a produrre la pelle, dovete usare ovviamente la pelliccia animale e la corteccia degli alberi, quindi non la legna normale effettivamente. Basta che la mettete lì e dopo un po' lui pian pianino comincerà a produrre della pelle, quindi adesso noi lo lasciamo lì. Mentre invece per craftare la nostra ruota del dolore, io ho già preso un po' di ingredienti dalle casse, come potete vedere richiede una quantità immane di materiali e addirittura 100 lingotti di metallo, che per fortuna io ho lasciato qua a fondere negli... Intanto che preparavo l'episodio, ma porca di quella porca le risorse che richiedono queste cose. Ed eccolo qua, ovviamente la persona serve solo per l'animazione, quindi ci basterà metterla da qualche parte. Allora, ho costruito un minimo di fondamenta e adesso la ruota dovrebbe starci perfettamente. Ah, buon salve, lei chi è, scusi? Da dove mi è venuto fuori? Ho craftato un essere umano. Ho craftato un essere umano da dove io? Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, lei continui a lavorare. Buon salve, un piacere conoscerle. Da dove è venuto fuori il ciccio? Ma vabbè, guarda, è anche quasi notte, quindi ci conviene aspettare domani mattina a sto punto. E ok, la mattina successiva recuperiamo un po' della pelle che ci siamo craftati nel frattempo. E ci dovrebbe bastare finalmente per craftarci sia la piccozza di metallo, anzi di ferro, che... l'accetta, perché quelle che abbiamo di pietra sono veramente scandalose. E con il resto noi ci possiamo craftare il truncheon, che come dicevo quel bastone da tirare sulle gengive delle genti. Mentre invece i cosi per legare le mani ci servirà semplicemente dei bastoncini, quindi ce li possiamo craftare in tutta tranquillità. Ok, ed infine l'unica cosa che ci manca è il banco per lavorare il legno, che dove lo metto? Vabbè, lasciamolo qui, intanto rompo un po' le balle e lo mettiamo per adesso al centro. Ah, ok, diciamo che è un ufficio abbastanza pienotto. Tutto questo perché voglio craftarmi l'arco e l'arco ha bisogno della seta. Quindi vi ricordate lo scorso episodio abbiamo ucciso un po' di ragni, ci ha dato le loro tele e via dicendo, la seta. E quindi adesso ce la possiamo craftare. Pian pianino sto cercando di armarmi alla grande in modo da poter partire all'avventura e anche da farvi vedere un attimino come funziona il gioco per chi ha le prime armi. Anch'io sto cercando di capirlo pian pianino, perché come vi ricordo è anche in accesso anticipato, quindi tante cose verranno aggiunte in seguito. E ok, aggiungendo la seta finalmente ci possiamo craftare la balestra. E vedo che possiamo anche craftarci i dardi da balestra che richiedono materiali
materiali molto seri, quindi legno e metallo. Ovviamente ce ne potranno, ne conteranno presumo una decina ciascuno, quindi posso sprecare un po' di ferro, che tanto stiamo andando abbastanza bene. Quindi da questo lato finalmente abbiamo la piccozza in ferro e anche la cetta in ferro. Oh, di gran lunga migliore di quello che avevamo fino adesso. Avete visto che la spada è durata abbastanza di più, ma non tantissimo, ma di sicuro queste ci permetteranno di ottenere molti più materiali, sicuramente anche materiali più rari. Buono, dovremmo avere praticamente tutto. Abbiamo la nostra balestra, perfetto, e abbiamo una cinquantina di colpi, ne ho craftati altri due in più. Dovrebbe essere un attimino più precisa, si carica abbastanza in fretta, neanche tantissimo, e ha uno zoom un attimino più potente. E peraltro adesso abbiamo sia la spada che lo scudo, così quando ci attaccano dovremmo riuscire a difenderci un attimino meglio. Ok, che dite, andiamo a cercarci uno schiavo? Non sarebbe male. Come avete visto, la società su Conan è organizzata a piccole tribù, quindi gironzolando. Ma che due maroni, non dovremmo fare troppa fatica per trovare il solito stronzetto da aggredire. No, scusi, stavo attaccando il suo collega. Un po' di rispetto. Porco cane, c'è la precedenza. Porca, quello che mi sono spaventato tantissimo. Deve essere uno di quegli stronzi che ci ha ucciso lo scorso episodio. Ok, vedo un accampamento laggiù. Dobbiamo solo capire se sono nemici oppure gente neutra. Oh, la solita rompicoglioni, carco cane. Guarda che rompipalle. Ma dimmi te, che devo ancora capire perché la Genovefa mi urla come un uomo ogni volta che la feriscono, eh. Questo è un mistero che la scienza non riesce a spiegarti. Wow, raccogliamo tante più risorse adesso. La cosa si fa molto interessante. Il problema è che se ci attaccano in gruppo le cose si complicheranno molto in fretta. Anzi, aspetta, diamo un attimino alla Genovefa che mi recupera un po' di vita, eh. Vedo che all'antilopi non gliene frega un cazzo, gli sta in parte fotte sega loro. Buon salve, sembra che io sia armato e pericoloso, ma sono in realtà una persona altamente pacifica. Voi siete amici, nemici? Stanno tirando frecce e lo prendo come un siamo nemici. Decisamente nemici, a meno che non siano le classiche frecce dell'amicizia. Qua, che stronzo. Non i 7022. Non i 7022. Ok, porca di quella porca. Non tirate le frecce che mi pigliate una tetta. Wow, il signore mi è comparso qua in parte. Così a cazzo, mi sono spaventato tantissimo. È un altro signore lì. Da dove sta comparendo la gente, a cazzo? Ma il gioco me la fa una minchia. Non è... Come sei arrivato dietro di me? Ma le troppi coglioni. Ma dimmi te. Ok, siete armati a schifo, però c'ho paura di essere attaccato da qualcun altro. Signora, rompa le palle. Dove va? Signora, signora, guardi che sono di qui. Signora, la vedo un po' confusa. Signora, sono alla sua destra. Alla sua destra. La signora se ne va via. Vabbè, è stato un piacere conoscerla. No, la signora è partita. Arrivederci. Saluti a casa, mi raccomando. No, torna indietro, forse. E potevamo essere amici, giusto perché lo sappia. Il problema è che lo scudo ha parato tre colpi ed è già danneggiato quasi a metà. Che schifo, mi ha anche richiesto una quantità considerevole di risorse. M'hanno truffato. No, la signora torna indietro di nuovo. Signora, allora, facciamo una bella cosa. Adesso si piglia una legnata sulle gengive. Se ci avvicina, se si avvicina perché mi ha rotto le palle. No, signora, non rompa la minchia. Non rompa la minchia. Attacca lei, attacco io, ci diamo un appuntamento specifico. Cosa vuole fare? Allora, la spendo a randellate sulle gengive finché non mi sviene, sperando di non ucciderla. Le ho tolto lo scudo, le ho distrutto lo scudo. Aspetta un attimo che recupero un po' di vita. Signora, non rompa la minchia, avanti. Voglio solo cosarla come schiava personale. È bella la schiavitù, mi dicono. Ok, mi sta facendo il culo la signora invece. Oh oh, potrebbe essere un problema. Mi ha disarmato, tantissimo. Porca puttana. Mi ha distrutto lo scudo, ma le trompicoglioni. Io credevo che si stendessero molto più facilmente, sarò onesto. Chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta, veloce, chiudi la porta. Ah, ok, dovremmo essere al posto. Ah, signora, buon salve, sono quella di prima che stava tentando di portarsela a casa. Si piglia due legnate e... Oh, finalmente, porco cane, ci è voluta una vita. Ma posso avere una schiava sessuale senza dover bestemmiare così tanto? Allora, adesso dovrei teoricamente prendere il cordino e me la posso portare a casa così senza un minimo di rispetto, davvero? Buon salve, la posso legare? Ok, dovrei averla legata e la sto trasportando. Yay, sto trasportando la mia prima schiava sessuale. Che bello, no, sono donna, che chiavata. Vabbè, la prima donna delle pulizie. E possiamo anche correre, a quanto pare non sentiamo il peso del corpo svenuto della signora. Lei tranquilla, tranquilla, si lascia trascinare. Probabilmente a casa anche il marito la tratta così. Ah, è sempre amore. Ok, dimmi che ci passi per la porta. Dimmi che ci passi per la porticina, un po' più in su. Dritta, dritta, guarda, meglio di dinosauri di Ark. E qui adesso mi diverto. In teoria noi la dobbiamo mettere sulla ruota del dolore. Ma come? Vediamo un po'. Ah, Darfari Fighter 2. Ok, la signora è stata praticamente inserita. Direi di sì perché non ce la vedo più. Buono. E in teoria adesso il carburante in realtà dovrebbe essere il cibo, se ho capito bene. Quindi dato che dovremmo dare continuamente cibo, direi di mettere qua in parte un minimo di falò, buon salve. E ci mettiamo tutta la carne a cucinare.
Abbiamo un bel po' di carne, quindi diciamo che giova anche a noi il tutto. E in teoria adesso dobbiamo solo mettere la carne dentro e dovremmo essere a posto, vediamo. Ok, la carne degli animali dura per ben 5 minuti e pian piano dovremo letteralmente craftarci uno schiavo. Ecco qua, aggiungiamone altro, perfetto, 16 minuti. E pian pianino vedo una micro barrettina là sotto bianca. Quindi vuol dire che pian piano si dovrebbe effettivamente craftare sto benedetto schiavo. Allora, intanto che ci craftiamo lo schiavo, però nulla ci vieta di tornare in quel villaggio e vedere se riusciamo a fare una leggerissima strage. Così che tentiamo anche di migliorare le nostre abilità e testo sta benedetta arma, perché sennò non la usiamo più. Vedo che la signorina Genoveffa mi ha anche assetata. Ecco qua signorina, beva lei. Beh, abbiamo avuto anche culo, ci siamo trovati uno schiavo donna. Peccato che anche la Genoveffa mi è donna. Mi è donna Genoveffa? Mi è molto donna. Oh, una delle tette si vede anche meglio in questa armatura. Sì, armatura, ma vabbè. Chiamiamola armatura, praticamente si vede quasi tutto. Quando si tratta in questi videogiochi, quando fai l'armatura per le donne, di solito la puoi definire quasi lingerie. Move! Allora, c'era un po' di gente che mi ha assaltato, oltre alla signorina che è stata lasciata da sola lo scorso episodio. Non ha un raggio grandissimo, quindi dovremmo avvicinarci, penso, parecchio. Non tiri le frecce, non tiri le frecce che poi mi incazzo. Oh, c'è tanta gente. Oh, c'è tanta gente. Preso! Auma, ha preso anche lui decisamente. La Genoveffa continua a urlare come un uomo. Questo è un mistero. Oh, oh, le genti stanno arrivando. Le genti stanno arrivando. Accuccia, accuccia. Morici malo, morici malo. Cazzo, ma quando è che legnate così tanto? Oh! Il signore ci è morto tanto male, credo di averlo tipo decapitato. Accuccia lei, stia buono. Porco cane, affrontarli tutti uno assieme all'altro è difficilissimo. Però ti puoi pigliare un coso sulle gengive intanto. E io tento la fuga e ricarico. Così dalla distanza dovremmo poter avere un leggerissimo vantaggio. Ok, buono, buono, buono. Oh, questo l'ha sentito, questo l'ha preso in gola. Ok, accuccia. Quanti ce ne vogliono per far folli, signore? Buono, buono. Signor Conan dei poveri, mi stia buono. Che poi... Oh! Oi, 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 oi. E ci è andato giù. Ci è andato giù. Buono. Così le derubo un po' dal cadavere, abbia pazienza. Mi è morto anche in maniera molto artistica, bisogna dirlo. Complimentoni. E ok, dai, la balestra non farà tantissimi danni, ma comunque si comporta egregiamente. Resta il fatto che questo gioco è altamente difficile, quindi proviamo a colpire un altro po' di signori del luogo. Un salve, c'è ancora qualcuno? Siete andati via tutti. Sono andati via tutti. Ci sono spaventati, sono andati via. Beh, che mica mi fido io, che toppe me li spugni quando meno me l'aspetto. Wow, dove sono tutti? Ho visto un cadavere che è sparito. Che diavolo. Wow, questi hanno roba che nemmeno io. Ma cos'è, li ha uccisi qualcosa? Adesso c'ho un po' di cago, li ha uccisi qualcosa? Meglio darsi una mossa prima che il gioco decida. Ehi, aspetta che ti spawno un'altra decina di persone. Guarda roba che hanno qui. Prenda tutto, Genoveffa, prenda tutto. È un peccato non poter ciullare la loro roba, tipo i sacchi a pelo, il fuoco o altro. Possiamo solo guardare dentro le loro casse. E di sicuro il nuovo piccone dovrebbe raccogliere molto più ferro del precedente. Vediamo un po'. Eh sì, adesso... Porco cane, guarda ferro che raccoglie il nuovo piccone. Fantastico. E a saperlo, allora posso craftarmi molte più cosine adesso di ferro. Ottimo, 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 ottimo. Ok, mi è venuta un'idea un po' folle. Vi ricordate lo scorso episodio che uno di questi stronzi di rinoceronti ci ha attaccato? Beh, mi voglio vendicare assolutamente. Quindi cercherò di farlo fuori, evitando che lui mi faccia fuori. Spec, e mi sa che la gente è respawnata al villaggio. Beh, di sicuro è un bel bestione da portarci a casa. Che ne dite, cominciamo? Ma l'ho pigliato? Sì, l'ho pigliato chiaramente. Mi è sembrato un po' incazzato il signore. Aspetta, tanto incazzato! Wow, 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 wow! La madonna mi ha fatto la sterzata della vita! E che era? Mi sono spaventato tantissimo, muorici malo! E tanto non puoi scendere! No, 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 ho detto che non puoi scendere, non fammi fare brutte figure con la gente a casa! Dove è andato? Dove è andato? Guardalo come è incazzato di là! Scusi? Scusi, sono di qui esimio? Perché gli animali si rimbecilliscono sempre? Signore, signore, guardi che io sono di qua! Ma perché tutti gli animali in sto gioco sono imbecilli? Oh, si è bloccato nella roccia, si è bloccato nella roccia. Non si è bloccato nella roccia, vabbè, intanto gli sparo e fuggo. Un salve, la vedo molto confuso sul da farsi. Tanto si pigli una freccia, simio. Ok, ok, ce l'ho fatta ucciderlo. Perfetto, si era piantato nella roccia e c'è morto malo malo. Buon salve. E finalmente ci siamo vendicati del bastardo. Sai che non mi vengo assaltato da qualcun altro, eh. Questo ci dovrebbe dare un bel po' di carne. Carne esotica? Oh mio Dio, questa non l'avevamo mai trovata. Carne esotica. Adesso è proprio il meglio del meglio della carne. Oh, Genoveffa stasera si mangia da Dio. Buongiorno, scusate, del villaggio c'è nessuno? Buon salve, tutti morti. Ma che brutta giornata per voi. Peppe, tieni fuori la spada, sia mai che ci sia qualcuno vivo. No, sono tutti morti, decapitati. Da chi? Scusate, io ciulo un po' di risorse, non fraintendete, tanto voi siete sufficientemente morti. Chi diavolo li ha uccisi? Oh, ok che non ci sia malattia o altro nel gioco, spero proprio di no.
Oh, poco male, io ho raccattato un po' di risorse, però mi spaventa su chi possa aver ucciso la gente di questa piccola tribù. Al che mi fa pensare che potremmo anche prenderci un ulteriore schiavo. Ok, vediamo un po' come va qua nel villaggio. Sì, sono respawnati, signori. Buon salve, scusate, mi serve un altro schiavo. Nessuno che si offre, no? Proprio nessuno, nessuno. Ah, li vedo calmi sinceri loro. Aspetta, ma si sono placati? Vi siete placati? Buon salve. No, lo prendo come un no! Pezzo di merda mi ha tirato la freccia! Bastardo! Era lì, tranquillo, tranquillo. E invece il fettettone... Guardi che un no era più che sufficiente. Non tirarmi la freccia. Non tirarmi la freccia che ci muori in malo modo. Ho detto rompicoglioni. Te non ti faccio schiavo che i Robin Hood non ne ho bisogno. Grazie. Non mi dire che è l'unico abitante rimasto del villaggio. Ah, non la sapevo. A saperlo potevo catturarlo. E vabbè, io lo derubo intanto. Oh, siamo arrivati all'entrata di uno dei tempi delle divinità locali. Non credo sia una buona idea entrarci perché... Ah, cosa? Mi sono spaventato tantissimo. Dove sei? Picoglioni d'animale. Stracciaminchia che sono qua per guardare le bellezze del luogo e te mi assali. Ma non le trompicoglioni. Dicevo, già il simbolo del teschio in entrata non è un buon indicatore, Anche se effettivamente se qualcuno del tempio riuscisse a diventare mio schiavo potrebbe cavarmi via le maledizioni. Sì, la corruzione lì molto più in fretta. Buon salve. Fino adesso vedo solo conigli e altri animali. È il paradiso del coniglio. Buon salve. Oh, c'è il coniglio che mi ha spinto. Ma ti insegno io a spingere, ma porca di quella porca. Ok, sono il primo ad ammetterlo, molto probabilmente sto facendo una minchiata di dimensioni bibliche. Però non vedo ancora nessuno. C'è... Ci sono le tende, ma non ci sono gli abitanti. Ok, la cosa non è minimamente preoccupante. Ok, ho trovato anche gli abitanti. Che gentili, mi stanno proprio accogliendo con le frecciate. Sì, e sta arrivando giù qualcuno. Sì, e sta arrivando giù qualcuno. Porca di quella iperporca. Ah, potrei tentare di prendere la randellata sulle gengive, visto che è da solo, così ci prendiamo. Wow, 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 un altro schiavo. No, no, che poi ti piglio io a randellata in faccia, da meno piacere. Mi ci sviene quando è un secondo, mi ci sviene quando è un secondo. Ok, ok, ci è svenuto. Sei solo un battente di livello 1. E a quanto pare sei anche un uomo molto snodato. Complimentoni. Aspetta che sta arrivando anche un altro collega laggiù. Per me che siamo un po' giù di vita. È rischioso. Vabbè, ci portiamo a casa il signore, poco male. Cosa? Cosa? Porco cazzo, mi sono spaventato tantissimo. Da dove siete arrivati? Da dove Cristo siete arrivati? Mi sono spaventato tantissimo. Ah, sono spawnati all'improvviso. Non vale, non vale, non vale, non vale, non vale, non vale tantissimo. Non vale tantissimo. Dribbla, 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 dribbla. Mi sono cagato la vita. No, 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 no. Iena di merda. Maledetto rompicoglioni. Ma porco cane, la iena e due combattenti. E adesso devo anche andare a recuperare il mio povero cadavere. Ma parca di cari per parca. E devo anche andare a recuperare il signore svenuto. Corro subito. Sì, ma sto gioco però è pure stronzo, voglio dire. Non c'era nessuno. Esco di colpo spawnati tre quarti della popolazione locale di fanatici religiosi. Ma vaffanculo gioco, va. Ok, le genti se ne sono andate. C'è solo un rinoceronte rompicoglioni e... Buongiorno cadavere. Ti vedo un po' messo male, scusi, io recupero tutto. Ok, vediamo se riesco a recuperare il signore che mi era svenuto davanti. Ditemi che non se lo sono riportati dentro. Era mio lo schiavo, mio. Merda, mi sa che se lo sono riportati dentro, devono averlo svegliato. Maledetti rompicoglioni, ed eccoli là. Guarda, gli stracciaminchia. Aspetta che non mi trovo la iena di colpo all'improvviso come prima. Ma dimmi te. Oh, oh, mi hanno trovato molto in fretta. Aiuto. Vediamo se posso buttarli giù abbastanza in fretta. No. Ok, uno dei due lo ammazziamo e l'altro invece ce lo portiamo a casa come schiavo. Scusate, mi dovete uno schiavo, ma mi dovete uno schiavo. Scusi, lei mi sta volando, non è corretta la cosa, non vale. No, no, morici malo. Aiuto, ricarica, 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 ricarica. Forse con la balestra riesco a guadagnare un po' di terreno. Esimio, esimio, ci muoia. L'ho mancato tantissimo e sta arrivando la iena. Porco cazzo, la iena rompe i coglioni. Strasci la minchia pure. Ecco che è tornato il signore. Ah, ma lei si è proprio fissato a rompere il cazzo alle genti. Madonna, sta balestra fa veramente schifo, Esimio, è un po' che giochiamo a giro giro tondo attorno a questa roccia. Se... Oh, mi c'è morto finalmente, santo cielo. Santissimo cielo. E ci è morto in malissimo modo. Cioè con una freccia l'ho diviso in due. La madonna, chi sono diventato? Ok, direi che quello è l'ultimo sopravvissuto. Scusi, esimio, l'ultimo sopravvissuto mi viene di qua? Ma che due maroni. No, non mi torni a casa, scusi. La devo prendere a randellata in faccia. Abbia pazienza, aspetta che non mi arriva qualcuno da dietro. E non in senso buono. Salve. Sì, lo devo portare a casa. No, devi venire di qua. Ciccio, ciccio. Porca puttana. Dove va? Dove va? Ma che fa? Fugge. Ma mi fugge così. Scusi, buongiorno. No, no, di qua sono. Dove va? Ficcente. Ti prendo a randellate senza problemi lo stesso. Io non è che ci sono problemi. Ecco, mi ci sviene quando ha un secondo. Un uomo, scusi, la sto inseguendo da un'ora per prendere la randellate.
Oh, ma le pare il caso? Ma un po' di educazione, avanti, ma dimmi te. Lei viene con me. Guardi, non fraintenda, non è per fare giochini strani, eh. Ecco qua, dove vai? Vieni qua. Ah, e tu vieni a casa con me, stavolta abbiamo anche un bel maschione. La Genoveffa è contenta. Notare la Genoveffa con che aria fiera che mi trascina il signore. C'ha una voglia di minchia stasera. Venga esimio, venga di qua che la porto a letto. Cioè no, la porto ad farsi addomesticare. Ok, e dovremmo poter anche mettere qua il signore e dovremmo essere a posto. Ah, è buono, intanto che il signore mi si addomestica, io faccio un po' di cosine e ci vorrà un bel po' di tempo. È una rottura di balle in mano questa cosa, finché uno non ha una ruota del dolore migliore ci vuole veramente un sacco di tempo. E noi in teoria ci dovremmo vedere alla fine del primo addomesticamento. Ma dimmi te, peggio di dinosauri di Ark. E ok, finalmente dopo 8 miliardi di minuti, finalmente abbiamo il nostro Darfari Fighter. Che non so nemmeno come funzioni in tutta onestà, Ah, ecco, sono riuscito a spawnarla. Buon salve. Complimentoni, buongiorno, lei che fa? Viene con me. Scusi, c'ha la testa che le gira in modo un po' anomalo. Allora, in teoria, piazzato così, lui in questo punto farà la guardia della casa. Quindi qualunque minaccia si avvicini, lui la dovrebbe affrontare. Non so come gli si danno le armi al momento, oppure me lo posso riprendere. Cioè, ho messo letteralmente uno schiavo in tasca. Figo. Ah, ecco qua che infatti me lo lascia piazzare. Guarda che roba, se ti appattinando. Ui! Ecco qua, ti lascio qua. Buon salve, scusi, ma lei mi combatte in nudo? Ah no, eccolo qua che parte lui, tranquillo, tranquillo. Dove va? Vi attaccare il coniglio, signore? Cosa attacca lei? Ma guardi che il coniglio è un po' più in là, eh. Ok, proviamo a tirare un po' di attenzione su di noi, vediamo se il signore ci difende. Ci difendi, Ciccio? Ci difendi un po' più velocemente? Oh, Ciccio, Ciccio, mi dovresti tipo difendere. Ciccio, mi sono appena giocato allo scudo, mi dovresti difendere. Ah, ok, ecco che finalmente sei corso alla mia difesa. Grazie, mi ha tipo distrutto lo scudo con quel che costano. Ecco che è partito, nella sua area è entrata un antilope. No, Ciccio, un po' più vicino all'antilope. Un po' più vicino all'antilope. Un po'... L'attacchi prima o poi quell'antilope. Oh, ce la sta facendo. Ora la insegui. Ciccio, stai facendo scappare l'antilope. La uccido io perché sei un cristo di imbecille, a quanto pare. Ma, ok, beh, diciamo che difende l'area comunque. Se qualcosa non sta nella sua area, lui dice, no, fotte sega, me ne torno lì. Scusa, ti porto a casa con me che è meglio. Facevo meglio portarmi uno schiavo sessuale. Così mi recupero un po' di carne anche da lei. E ok, questa era una delle varie tipologie di schiavo. Questo è il combattente. Ah, sì, vediamo se impariamo a usarlo meglio. Probabilmente ci sono anche dei comandi per dirgli vieni, non in quel senso. Ho capito che è uno schiavo, intendevo seguici, attacca e via dicendo. Ma per oggi abbiamo già fatto un bel po' di cosine. Quindi, anche per questo episodio di Conan Exiles è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete i tuoi video per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. E mi sa che la Genoveffa ha voluto sto schiavo solo per... ha altri bisogni. Ma vabbè. Ciao ciao!